Bene, apriamo il consiglio, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, Ferrauto, De Chiara, presente, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Abbastanza giustificati, no? Forse c'è uno. Sì, Gunnella. Ah, Gunnella, perfetto. Guarda, abbiamo 13 presenti e un assente giustificato, il consigliere Gunnella Alessandro. Vabbè. Passiamo a questo. Allora, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori. Abbiamo la proposta di deliberazioni per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consigliare a firma del consigliere Corsetti, integrazione all'articolo 6 della delibera di Assemblea Capitolina numero 82 del 26 giugno del 2018, avente ad oggetto modifica dell'articolo 4 bis del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, OSP, e di canone COSAP, comprensivo delle norme attuative del piano del PGTU di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina numero 32 del 23 luglio 2014, disposizione in materia di isole ambientali. Relatore? Tutti i microfoni. Consigliera, un secondo che ho omesso gli scrutatori odierni, la consigliera Tripputi, il consigliere Ferrauto e la consigliera Vidrotti. Grazie. Prego, consigliera. Mi scusi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E con questa proposta di deliberazione si chiede appunto di esprimere un parere su una modifica dell'articolo 6 della delibera di Assemblea Capitolina l'82 del 2018 che riguarda la ripubblicazione integrale della 39/2014 oggetto di inserimento di un nuovo comma all'articolo 4 bis in materia di isole ambientali. Si tratta di aggiungere tra gli obblighi del titolare della concessione anche quello di osservare quanto prescritto dall'ASL competente per territorio relativamente al locale cucina con riferimento al rapporto superficie e numero di coperti. La limitazione dei posti a sedere sarà osservata dal concessionario, comprendendo anche quelli posizionati nella superficie di occupazione suolo pubblico eventualmente concessa. In sede di commissione abbiamo chiesto l'ausilio e supporto degli uffici, che ringrazio, e le prescrizioni a cui si riferisce questa proposta sono contenute nella linea guida del SIAN, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, il quale stabilisce che la cucina deve avere una superficie minima di 16 metri quadri. Fino a 30 posti a tavola.
oltre 30 posti a tavola, la suddetta superficie sarà incrementata di almeno 0,20 metri quadri per ogni ulteriore coperto, inclusi quelli previsti in eventuali manufatti esterni per la somministrazione, quindi parliamo di occupazione di suolo pubblico. Ma cosa significa? Ovviamente in commissione abbiamo affrontato con molta pignoleria questo tema, proprio per riuscire a capire il consigliere Corsetti cosa effettivamente voleva modificare, no? di quello che c'è oggi di attuale. In realtà dovremmo un attimino riflettere, perché noi parliamo di alcune prescrizioni, ma della legge regionale del 2006, quindi in realtà queste prescrizioni andavano applicate già da più di 10 anni e non sono state applicate, perché se andiamo a fare un giro per il centro storico, scusa consigliere, ti ho rubato il posto, abbiamo i microfoni che non funzionano. E se andiamo a fare una passeggiata all'interno del centro storico, noi possiamo notare che ci sono dei locali storici, perché ci sono locali di 50-70 anni in attività, che effettivamente forse qualcuno avrà 16 metri quadri di cucina, ma come consuetudine ormai consolidata da molti anni, occupano il suolo pubblico con i tavolini. Se noi dovessimo osservare queste prescrizioni, ciò significherebbe che la maggior parte di questi locali andrebbero chiusi, perché è una limitazione per quanto giusto riguardo le prescrizioni del SIAN, ma sono folli attuabili oggi. Quindi abbiamo già dei problemi al centro storico, non sono voci di corridoio, ma abbiamo sentito molto spesso anche sull'informazione ufficiale, quindi TG, giornali, dove appunto i ristoratori hanno dei seri problemi, proprio perché ci sono state già da parte del primo municipio delle prescrizioni molto, molto forti, e quindi stanno soffrendo appunto già di queste restrizioni e stanno subendo dei danni economici non indifferenti. Ora, se noi andiamo ad applicare queste prescrizioni, probabilmente potrebbero essere causa appunto di queste chiusure delle attività commerciali. Volevo fare un piccolo esempio per capire che cosa succederebbe se noi applicassimo questa prescrizione. Io apro un locale, un piccolo locale, magari facendo il subingresso eccetera, perché questi sono locali storici e ovviamente non chiudono, perché comunque hanno una storicità nel tessuto commerciale storico del territorio, e hanno magari anche una fama a livello proprio di conoscenza da parte dei turisti, da parte dei cittadini romani, da parte di chi magari è abituato a frequentare il centro, tipo pendolari eccetera, quindi sono abbastanza conosciuti. Ho questo locale dove all'interno ho 10 tavolini, quindi un locale molto piccolo. La prescrizione del SIAN dice 30 posti a sedere, quindi 30 coperti, significa che io non posso avere più di 10 tavolini con 3 coperti, e sarei nella norma se avessi comunque la cucina di 16 metri quadri, ok? Questo è un minimo. Poi ovviamente se metto altri coperti devo pagare quell'incremento in più per lo 0,20 metri quadri per ogni coperto in più. Ok. Cosa succede? Quello che viviamo oggi attualmente. I ristoranti al centro storico, ormai chi frequenta le parti di Trastevere eccetera lo vede, ci sono questi tavolini sulla via. E io ristoratore, visto che siamo
in estate, come consuetudine, quando ci sono le belle stagioni, metto i tavolini fuori perché ho l'autorizzazione appunto ad occupare il suolo pubblico. Quindi che cosa faccio? Metto 8 tavolini fuori, 8 tavolini, facciamo sempre con 3 coperti a tavolino. Con questa prescrizione si sommano i tavolini esterni ed interni, quindi capite quanto stiamo fuori? Ovviamente il fruitore che frequenta quel ristorante d'estate, secondo voi che cosa sceglie, di mettersi seduto dentro o fuori? Sì, sicuramente si mettono fuori perché comunque nella parte storica, perché magari c'è una zona caratteristica, perché comunque il turista piace. Io ho visto turisti anche d'inverno che stanno fuori, quindi ci tengono molto, no, a godere del panorama, del paesaggio, no, che offre Roma. Roma in generale, ma soprattutto la città storica. Quindi che cosa avviene? Avviene che io devo fare una scelta, quindi o cambio locale e trovo un locale con una cucina di almeno 16 metri quadri, in modo che perlomeno quei 30 posti a sedere sono garantiti, oppure chiudo, perché comunque nessuno è a norma. Quindi questo è stato, diciamo, è stato l'oggetto di discussione in commissione. Ovviamente tutti quanti i commissari della commissione hanno convenuto che effettivamente è una follia applicarla, e quindi la commissione si è espressa con parere contrario. Interventi? Non mi sembra di vedere richieste di intervento, quindi vuole fare un altro? Sì, certo, lo può fare. Sì, Presidente, volevo solo concludere con il mio intervento dicendo anche che invece di agguerrirci e comunque colpire sempre di più i commercianti, sarebbe forse il caso di rivedere magari gli arredi urbani, vedere un po' costruire una sorta di intesa con i commercianti per magari l'elaborazione di nuovi progetti di riqualificazione. Io so per esempio che in alcune zone del centro storico alcuni commercianti l'hanno già fatto, cioè si sono presi carico di alcune spese per migliorare quella parte inerente appunto al suolo, diciamo, adiacente al loro esercizio. C'è stato addirittura un commerciante che ha riqualificato il marciapiede, quindi a proprie spese. Quindi magari cerchiamo di concentrarci più sul bello, sul decoro, perché tanto, ripeto, Roma deve offrire qualcosa di bello, non perché poi dobbiamo anche farci avere l'umiltà e anche la sincerità di ammettere una cosa. Dal momento in cui io tolgo i tavolini su quelle strade, su quei marciapiedi, probabilmente ci troveremo motorini e macchine. Quindi io capisco che molto probabilmente i residenti magari sono disturbati, che ne so, forse agli schiamazzi notturni, perché poi vuoi o non vuoi, se tu hai un ristorante sotto casa fino a una certa ora, anche tarda, probabilmente saranno disturbati, e questo ovviamente c'è da comprenderlo. Però è una consuetudine ormai consolidata da decenni, ed è veramente un peccato non solo
mettere in difficoltà questi esercizi commerciali che hanno investito la loro vita su quelle attività, e sono delle attività tramandate da padre in figlio, tra l'altro. In più bisogna anche tenere in considerazione che Roma è una città, e lo sappiamo tutti, altamente turistica. Quindi, se noi per decenni abbiamo offerto questo tipo di visione della città, che cosa succederebbe se a un certo punto dalle vie importanti, caratteristiche, storiche del centro di Roma, togliessimo i tavolini? Perché tanto alla fine tutti i tavolini sarebbero tolti con questa prescrizione. Cosa succederebbe? Io vi lascio con questa domanda, proprio per capire di che dimensioni potrebbe essere questo provvedimento eventualmente se fosse portato avanti. Grazie. Dichiarazioni di voto? No, andiamo direttamente in votazione. Favorevoli? E ricordo a tutti che il parere era contrario. Contrari, astenuti, sì, la proposta, la delibera per espressione di parere viene accettata con parere contrario, viene approvata dal Consiglio con 14 voti favorevoli e 3 astenuti. E passiamo al punto successivo, al rosetto. Un attimino solo. Allora, al punto numero 2 abbiamo un'altra proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, integrazione alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina del numero 41 del 2018, regolamento per i centri sportivi municipali. Lascio la parola al relatore, consigliere Giannone. Grazie Presidente, allora, presento questa proposta del consigliere Angelo Diario, Presidente della Commissione Sport del Campidoglio. E come voi tutti sapete, nel 2018 è stato approvato il nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, in sostituzione della vecchia delibera 263. Con questo regolamento sono stati fatti un certo numero di nuove programmazioni sportive in alcuni municipi di Roma. E all'attuazione, come ogni regolamento nuovo, la prima attuazione mostra i lati, i punti di forza e anche i punti di debolezza, per cui il consigliere Diario ha quindi predisposto un'integrazione al testo della delibera del 2018. Il testo prevede l'integrazione in due articoli, in particolare all'articolo 5, programmazione delle attività, viene chiesto di aggiungere di proseguire il testo del comma 7 con una formulazione: in caso di diniego alla disponibilità delle strutture è necessario che quest'ultimo sia dettagliatamente, quindi il diniego, motivato e riconducibile all'attività scolastica. Questa è una tematica che abbiamo dovuto affrontare anche noi in municipio riguardo la possibilità per le scuole di non dare il nulla osta all'utilizzo delle fasce delle palestre al municipio. Questa cosa è la possibilità di avere una per la scuola di mantenere, di riservarsi delle fasce è garantita dal fatto che in esse possano essere eseguite anche in orario extrascolastico attività sportive collegate al APTOF, al piano triennale dell'offerta formativa. Ma molto spesso abbiamo rilevato che non sempre il diniego è stato dato con motivazioni
attinenti o comunque chiare, per cui abbiamo dovuto faticare non poco, sia noi ma anche so di altri municipi, nel far comprendere che le palestre scolastiche, essendo facenti parte di un bene di proprietà del Comune di Roma, devono essere messe a disposizione. È solo un'eccezione quella e non la norma, quella che le scuole possano prendere queste fasce per attività comunque collegate alla programmazione, al piano dell'offerta formativa, quindi per i propri alunni e non già per il territorio, e che questa opzione debba essere quindi motivata. Per cui ritengo che sia un punto molto importante specificare in modo chiaro e preciso nel regolamento questa condizione, che è suffragata anche da decreti ministeriali e da leggi dello Stato. La seconda integrazione è all'articolo 6, canoni e tariffe, in cui viene chiesto di integrare dopo il secondo comma una formulazione che recita: gli introiti derivanti dalla corresponsione del canone di concessione dovranno essere utilizzati in via prioritaria, compatibilmente nel rispetto dei vincoli di equilibrio di bilancio, per promuovere progetti inerenti alla pratica sportiva ed in particolare per acquisti di materiali e di attrezzature sportive, interventi di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento della struttura. Allora, su questo tema avevamo già discusso ampiamente durante la preparazione della delibera di programmazione sportiva insieme alle associazioni sportive e insieme al CONI. Ci eravamo più volte espressi favorevolmente come concetto, ma devo dire che la normativa riguardo al bilancio in realtà potrebbe non permettere la realizzazione di questo punto. Avevamo fatto un quesito informale al consigliere Diario, che aveva chiesto sempre in ragioneria la possibilità di inserire questo punto, ma c'era sempre stato detto che non era un qualcosa di attuabile. Per cui noi come municipio ci eravamo astenuti in sede di discussione della proposta di delibera dell'attuale 41 del nuovo regolamento di inserirla. Tuttavia, evidentemente il consigliere Diario avrà trovato probabilmente delle motivazioni per poter rendere attuabile questo indirizzo, quindi la possibilità di collegare in qualche modo l'entrata delle contribuzioni a progetti di pratica sportiva, per cui noi accogliamo favorevolmente questa nuova proposta. Tuttavia quindi da un punto di vista politico ci troviamo assolutamente d'accordo. Tuttavia dobbiamo rilevare che così come è stato nel 2018, la ragioneria generale anche in questo caso ha fornito un parere negativo di irrealizzabilità di questa proposta. E anche se devo dire in altre situazioni come città metropolitana, invece la delibera 45 che stabilisce l'affidamento e la modalità di concessione delle palestre scolastiche invece prevede la possibilità di collegare gli introiti, le contribuzioni, quindi parte delle contribuzioni a progetti, no? A voci di bilancio relativi a progetti di promozione dell'attività sportiva. Quindi in questo caso noi abbiamo valutato in due commissioni la proposta e, trovandoci a suo tempo già d'accordo e continuando ad essere d'accordo dal punto di vista politico e di indirizzo sulla proposta, abbiamo espresso come Commissione Quinta un parere favorevole. Eventualmente ci siamo anche spinti, se il consigliere Diario riesce a far passare questa integrazione, noi saremo ben felici e ci vorremmo anche spingere oltre, chiedendo che poi queste
questi introiti derivanti non vadano semplicemente nel bilancio comunale in una voce, diciamo, specifica per progetti, ma che una parte comunque sia siano resi disponibili già sui bilanci derivati del municipio a questo punto, perché come sappiamo la gestione delle palestre, essendo edifici pubblici, è in capo ai municipi, come anche l'attività sportiva si fa sui municipi con associazioni sportive che sono sui, diciamo, nei municipi, e quindi ci sembrava coerente aggiungere questa osservazione. Ritengo di aver descritto sia la proposta sia le motivazioni che ci hanno spinti a dare un parere favorevole a questa proposta, e vi ringrazio. Altri interventi? Non ci sono interventi. Vuole fare l'intervento di chiusura, consigliere? Ritengo non sia necessario. Bene così. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Sì, Vitrotti. Grazie Presidente, ne approfitto perché è sicuramente di buon auspicio, una richiesta giusta, quella di suggerire di prevedere degli introiti e renderli disponibili nei bilanci derivati dai municipi, perché immagino ovviamente con una responsabilità che da quando ci stiamo occupando dei centri sportivi e delle nostre palestre ci rendiamo conto che ci sono delle oggettive difficoltà soprattutto dal punto di vista manutentivo, e cercare di inserire in questa delibera anche questa ulteriore spinta e ulteriore suggerimento a cercare di risolvere delle situazioni che sono complicate e che rendono anche a volte inagibile o completamente agibile le strutture, proprio in questi giorni di pioggia, come a questa parte anche a voi saranno arrivate purtroppo diverse segnalazioni, ci sono diverse scuole che sono in gran parte allagate nelle loro palestre, Fellini, Don Filippo Rinaldi, ci si sta allenando in una parte della palestra, in un'altra parte è completamente impossibile entrare, ci sono delle strutture come il Gullace che addirittura si è dovuta fare un ingresso sul retro, c'è la scuola su via Lusitania che è in una situazione di difficoltà per ulteriori aggravamenti, ma la pioggia ha ulteriormente peggiorato la situazione dello stabile, insomma la situazione è assai complicata. Su questo però noi non possiamo far finta che i problemi non ce li portiamo dietro da tantissimo tempo, e quindi accogliamo anche con un certo favore questa spinta della maggioranza di voler ulteriormente suggerire una possibilità di intervenire prontamente in alcune situazioni che invece ci stiamo portando avanti da diverso tempo. Per queste ragioni e vedendo delle lacune importanti a questa proposta, il Partito Democratico voterà in modo contrario. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Giannone. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente perché con una convinzione che non saranno i contributi che proverranno dall'affidamento, dalle concessioni a poter risolvere il problema manutentivo nelle palestre. D'altronde queste palestre sono state abbandonate ormai da decenni, per decenni, e non si sapeva neanche lo stato manutentivo, fino a che nel 2018 non abbiamo provveduto noi a fare una puntuale ricognizione delle 54 palestre scolastiche, di cui sappiamo adesso esattamente lo stato e sappiamo esattamente anche dove andare
ad agire, tant'è che per quest'anno sono già stati messi a bando, inizieranno quindi i lavori per il rifacimento, lavori straordinari per la messa a posto di 9 delle palestre, e nel futuro contiamo di procedere, perché prima di sapere di partire bisogna sapere dove bisogna andare. Quindi sono d'accordo sul fatto che questa non sarà la delibera che metterà a posto le nostre palestre, però sappiamo che a volte un cesto rotto, una rete da rifare, può aver necessità di qualche centinaia, migliaia di euro, e questo potrebbe essere presi, questi soldi potrebbero essere presi proprio dai contributi che vengono dai concessionari, dalle concessioni, in una forma virtuosa di circolare pago per migliorare la situazione, e dovrebbe essere questo poi l'obiettivo di un'amministrazione pubblica, visto che non è previsto che l'amministrazione faccia un utile, naturalmente. Quindi non vedendo altre lacune se non una difficoltà oggettiva nel far accettare alla ragioneria tale indirizzo, noi auspichiamo che il consigliere Diario, la commissione, l'assemblea capitolina e gli assessori possano in qualche modo trovare una strada per realizzare quanto oggi viene proposto. Grazie. Ulteriori dichiarazioni? Ma infatti ce ne sono altre? No, vedo di no. Allora andiamo direttamente in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, ci sono 14 voti favorevoli e 3 contrari, quindi la proposta di espressione di parere viene approvata. Chiudiamo qui, sono le 9:42.